È un progetto molto bello della Federazione Italiana Tennis che noi abbiamo sposato subito da principio. È un progetto in accordo con il CONI e con il MIUR e con altre due federazioni sportive, il badminton e il tennis tavolo. Ecco perché racchette di classe. Bello perché? Perché praticamente le scuole hanno la possibilità di avere dei professionisti della disciplina per 6 giornate minimo durante le lezioni, quindi durante la mattina nelle ore curriculari, dove andremo a svolgere attività soprattutto ludico-ricreativa, che poi pian piano portiamo su aspetti tecnico-tattici. Giustamente sono ragazzini che non conoscono la disciplina e vanno guidati soprattutto su un discorso di capacità coordinative. E 4 giornate sempre minimo, anche se noi abbiamo fatte di più l'anno scorso, dove i ragazzini, in questo caso facoltativamente, perché le lezioni vengono fatte in ora extracurriculare, quindi di pomeriggio, possono venire a provare il tennis direttamente in struttura. È un progetto bello perché? Perché il tennis in questo modo è entrato prepotentemente nelle scuole. Purtroppo il tennis, per via degli spazi, aveva grosse difficoltà. Naturalmente i campi, è difficile trovare palestre scolastiche con le dimensioni di un campo da tennis. Legandosi comunque a progetti fatti da altre federazioni precedentemente, è in accordo con, tipo in questo caso col badminton, è riuscito a entrare nelle scuole, in tutte le scuole d'Italia, e naturalmente il bacino a cui il tennis viene proposto di ragazzini è diventato molto più ampio. Le classi dove viene rivolto questo progetto sono le 3ª, 4ª e 5ª elementari. È un progetto, ci tengo a dirlo, totalmente gratuito. Non si conclude con queste giornate curriculari e extracurriculari, ma c'è una fase poi provinciale. Praticamente tutte le scuole che hanno aderito al progetto si incontrano in una giornata, fanno delle prove, naturalmente non sono prove tennistiche, ma sono prove di capacità e abilità motorie. La scuola che risulta vincitrice, sempre a spese della federazione, va a Roma durante il Foro Italico, durante il torneo del Foro Italico, quindi con la possibilità di vedere il torneo più importante d'Italia e confrontarsi con tutte le altre scuole che hanno vinto la fase provinciale.